Una girandola di colpi di scena a tratti imprevedibili, dentro i quali si muovono i protagonisti, Patrizia Pellegrino e Stefano Masciarelli, per raccontare le inevitabili crisi coniugali e svelare l'ipocrisia di certi matrimoni che si reggono spesso su equivoci utili ad evitare verità che, una volta svelate, mostrerebbero la fragilità del rapporto di coppia. Una moglie da rubare, scritta dalla regina della commedia italiana Yaya Fiastri, è una pièce divertente che si regge sulle capacità dei due attori in grado di dare ai personaggi quelle sfumature cariche di umanità dentro le quali il pubblico si ritrova parteggiando per questi due iniziali nemici che, conoscendosi, diventano complici di un'avventura che cambierà per sempre le loro vite. Ritmo, allegria, simpatia è l'unico ingrediente per avere il sorriso nella coppia, altrimenti diventa statica. Il gioco ha funzionato anche con il pubblico, alla fine si è dedicato in un rapporto anche del genere perché il pubblico vi ha seguito. Sì, il pubblico ha seguito, ha preso tutto quello che c'era da prendere, devo dire che questo è uno spettacolo, un orologio, è perfetto, un orologio svizzero, c'è un'ottima sintonia tra noi attori e il regista che è stato bravissimo a dirigerci e chi l'ha scritto, Yaya Fiastri, insomma una grande firma. Una storia a metà tra la sindrome di Stoccolma e la ricerca di una nuova vita. Bravissimo, una storia a metà piena di sentimenti, piena di emozioni, soprattutto di colpi di scena, che a me piace molto perché Nanà, questo personaggio che interpreto, scritto da Yaya Fiastri, mi fa sentire veramente una donna completa, perché ha sia la parte comica, soprattutto come attrice mi fa sentire completa, perché ha sia una parte comica che drammatica, quindi posso esprimere tutta me stessa fino in fondo. E devo dire che attingo molto anche dalle mie esperienze di vita, da questo. In questo spettacolo ci metto molto del mio vissuto, perché poi io credo che la sinergia che si crea tra un testo teatrale e un personaggio e poi l'attrice che lo interpreta sia fondamentale. D'altronde c'è un messaggio anche legato alle storie di coppia che devono trovare la strada per ravvivare il rapporto. Esatto, io credo che Nanà ce la metta tutta per far ravvivare il rapporto con suo marito, purtroppo questo rapporto è spento e quindi ricomincia ad avere voglia di vivere con un nuovo uomo, che in questo caso è Masciarelli. Trovo che la storia sia molto tenera, prima di tutto perché finisce bene e a me piacciono le storie a lieto fine, perché sono una romantica inguaribile, e poi perché io credo nell'amore, nonostante la mia età, nonostante le delusioni, le cose che ho vissuto belle ma anche brutte, io credo ancora nell'amore, credo che tutti noi dobbiamo crederci fino in fondo, fino all'ultimo istante di respiro di vita. Il dialogo con il pubblico ha funzionato? Molto, voi siete un pubblico stupendo, veramente lo dico sinceramente, bello, simpatico, effervescente, che entra dentro la storia, si sente, per noi è fondamentale sentire il pubblico. Noi vi abbiamo sentito che eravate con noi sul palco, dentro la storia ci avete creduto, quindi io vi ringrazio infinitamente.